Uno degli insegnamenti più belli e importanti della storia è quello di metterci in contatto con mondi diversi dal nostro attuale, facendoci spesso capire come tante delle idee che noi oggi diamo per scontate, come se fossero esistite da sempre uguali dentro le nostre teste, in realtà non lo sono e sono anzi cambiate profondamente nel corso del tempo. Sotto questo punto di vista, lo studio della storia è veramente molto utile, perché ci aiuta ad aprire la mente. È sempre stato un problema dell'uomo, chi deve comandare? Se sentiamo Aristotele ci dirà che sono i filosofi che devono comandare. E se leggiamo la Bibbia ci diranno che sono i sacerdoti che devono comandare. E se andiamo avanti nel tempo incontreremo Carlo Magno e quindi sono i re e gli imperatori che devono comandare. E poi allora ci sono i generali. E poi si arriva fino a dire che deve governare, deve comandare il popolo e quindi devono comandare tutti. E quindi è una cosa complicata. Governa uno o governano tanti?